Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Parte domenica 5, durerà fino a domenica 12 luglio, Eden, parole e musica alla Terrazza Mascagni. Questa edizione 2015, presentazione di libri e momenti teatrali al Calar del Sole. Abbiamo ascoltato alcuni dei partecipanti alla conferenza stampa che si è svolta nel comune a Livorno giovedì 2 luglio, cominciando con Francesco Cortoni ed Alessia Cespuglio del Nuovo Teatro delle Commedie. Nuovo Teatro delle Commedie cosa propone? Nuovo Teatro delle Commedie ha proposto la parte, diciamo, delle spettacolare, quindi artistica, e siamo andati quest'anno rispetto allo scorso anno sui monologatori. L'altro anno invece eravamo andati sui cori e quindi quest'anno abbiamo completamente cambiato e abbiamo invitato persone del territorio, artisti livornesi come Crestacci, Paola Pasqui, poi c'è Benucci e poi però conditi anche con un arricchimento da parte di, diciamo, italiani affermati nel campo della poesia come Guido Catalano o artisti impegnati molto come Andrea Kemmerle, che lavora tantissimo, e quindi siamo molto contenti della proposta che abbiamo fatto e sicuramente ci sarà da divertirsi, ma anche con il giusto pensiero e cultura, insomma. La brava presentatrice sarà Alessia Cespuglio. Sì, sono sempre io, ormai io quando arriva questo periodo rispolvero i vestitini, pulisco i tacchi e mi metto nell'ottica di condividere con la città un momento a cui tengo ormai moltissimo, nel senso che comunque sia le proposte artistiche sia comunque l'offerta culturale in genere diventa un momento, un'occasione per essere comunità, per essere comunque cittadini insieme che condividono un bello spazio in un bel momento, cercando di respirare quella cultura che ti dà anche una visione, secondo me, migliore anche per i giorni a venire, nel senso io in questo senso qui ci credo molto e quindi sono molto contenta, molto serena, molto emozionata, perché comunque si arriva nuovamente a un momento per me molto bello. Ed abbiamo poi ascoltato Silvia Menicagli dell'associazione Terme del Corallo. Quest'anno cosa propone? Quest'anno propone per una settimana intera presentazione di libri, spettacoli e degustazioni. E l'associazione Terme del Corallo è partner in questo evento e curerà due serate, quella di giovedì 9 e di venerdì 10. Porterà tre autori che sono giornalisti corrispondenti esteri. Uno è Valerio Pellizzari, che è un giornalista che fa reportage di guerra e parlerà dell'Afghanistan, e coadiuvato da Francesco Neri, che è un altro giornalista di Roma, e insieme parleranno dei problemi relativi al terrorismo islamico, giornalista che collabora con Ballarò e con La Grande Storia. E il giovedì invece, il giorno precedente, ci sarà una giornalista fiorentina ma romana d'adozione, che è Ilaria Guidantoni, che invece affronta il tema dell'Algeria dopo le primavere arabe dal punto di vista della situazione delle donne. Ed ora la volta di Gigliola Cognetta per le edizioni Erasmo. Allora, noi collaboriamo alla predisposizione del workshop nelle serate del 9 e del 10 di luglio, in appoggio alle iniziative dell'Associazione Culturale Terme del Corallo, che presentano due libri. E dopo la presentazione abbiamo però due nostri autori, che sono gente di spettacolo, per così dire. La sera del 9 c'è Emiliano Dominici, che ha scritto per noi dei racconti, che presenta questo spettacolo Momento Mori, partitura a due voci per cimiteri letterari. E la sera del 10 Paola Pasqui, che ha scritto per noi varie raccolte di racconti, che presenta anche lei uno spettacolo, 70.000 tanto, dalle 10 in poi, e noi saremo presenti anche per affiancare loro con le loro pubblicazioni. Ed infine Giulia Bastianelli della casa editrice Sillabe. Cosa proponete in questo Eden? Noi proponiamo Metti l'Italia a cena, siamo editori di questo volume simpaticissimo di Lucia Toso, che verrà presentato in apertura di questo evento domenica sera, domenica 5 alle 9 alla Terrazza Mascagni, e è un grazioso volume in cui vengono messe insieme 20 ricette regionali e semplici, facili da fare e, diciamo,
condite con un po' di musica, un po' di cinema e un po' di letteratura, perché questa autrice ha messo insieme appunto tanti ingredienti, non solo di cucina, ma anche appunto tutte le sue esperienze su altre arti. Quindi un'Italia un po' cultural culinaria, vogliamo dire. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.